Senti, io sono qua perché devo dirti una cosa. Poi me ne vado e non ti disturbo più, però questa cosa prima te la devo dire. Allora, io sarò anche un tipo superficiale, lo ammetto, uno con cui si può fare solo una storia così e va bene. Ma invece tu che cosa proponi? L'astinenza al posto degli amanti, la solitudine al posto dei colleghi e la fame al posto degli aperitivi. Ma che palle, ma che tristezza. E non riattaccare con la storia dei libri, perché tanto l'abbiamo capito tutti com'è andata. Stavi con uno, t'ha mollato, sei rimasta scottata, adesso ti vendichi con noi che non c'entriamo niente. E poi scusa, ma te chi te l'ha detto che può essere solo una storia così? E poi una cosa così che cosa? Cioè che cosa significa? Tu pensi di aver capito tutto, invece guarda, ti assicuro io, non hai capito proprio niente. Hai finito? Sì. Ecco, lui è Tom, il mio capo. Hi, I'm Tom. Nice to meet you. Giacomo. Capisce un poco di italiano, ma se parli velocemente non capisci un cazzo. What? Nothing. No. He is a friend from Milano. Ah. I'm just saying that we are late. Yes, we are. I'm sorry, Giacomo, but I have to go to the airport to catch a plane to Chicago. I have a lot of stuff to catch up with Michaela before going. Purtroppo noi dobbiamo andare, abbiamo un sacco di cose da fare. Mi dispiace. No, figurati, scusate voi, anzi, meglio se vado prima che magari mi portano via la macchina. Giacomo, tu avete qui macchina?